Sala stampa è realizzata in collaborazione con Siciliana Maceri e Servizi SRL. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sala Stampa Weekend, lunedì sera su Tele One. Salutiamo gli amici che ci seguono sul canale 19, ma anche coloro che agiscono e interagiscono su internet, chiaramente con i social, sulla nostra pagina Facebook. Bentrovato ormai il nostro opinionista Mario Finocchiaro, bentrovato Mario. Tutto nella mia vita pensavo fuorché di essere un opinionista. Ecco. Intenditore anche di calcio. Così, insomma, per passione mi diletto, ma insomma. Ci colleghiamo invece con Palermo con il collega Enzo Bonsangue, giornalista di Tele One. Ben trovato, Enzo. Ciao Umberto, buonasera a te e anche a Mario e a tutti coloro che ci guardano, ovviamente. E sono tanti coloro che ci seguono, che ringraziamo. Saluto anche la redazione di Sicrepress e chiaramente Lucy Gullotta in scrittura di regia. Allora, prima parte dedicata al calcio giocato in questa sala stampa, poi seconda parte da dedicare all'arrivo di Mancini a Catania, delle sue dichiarazioni, le analizzeremo con Mario Finocchiaro e poi chiaramente avremo anche di altro da parlare, non solo di calcio, parleremo fortunatamente anche di basket, parleremo di pallavolo e anche di ginnastica artistica, tutto questo nella seconda parte di Sala Stampa. Allora, inizialmente andrei a vedere subito i risultati per dare subito, diciamo, la cronaca di quanto avvenuto in questo fine settimana. Ci sono tanti recuperi da effettuare, tra questi Catania-Taranto e anche Turris-Virtus-Francavilla, oltre a un Palermo-Taranto che è importante per quanto riguarda la griglia dei playoff. Andiamo a vedere i risultati. Clamoroso il pareggio in casa del Bari con un San Nicola praticamente esaurito contro la Fidelissandria 0-0. Il Foggia rifila altri 5 gol ai suoi avversari, in questo caso al Campobasso 5-2 il punteggio, Juve Stabia Catanzaro 1-1, Messina Latina 1-0, Monopoli Potenza 3-1, 0-0 tra Monterosi e Vibonese, Paganese Palermo 2-2, L'Avellino vince a Picerno 1-0 e, come dette, rinviate Turris, Francavilla e Catania Taranto per Covid. Vediamo la classifica incompleta, ma praticamente ci siamo perché ad aprile finisce recuperi permettendo la regular season. Bari 72 punti praticamente in Serie B, Catanzaro 62, Avellino 59, Monopoli 58, Francavilla 55, Palermo 54, Foggia 53. Insieme poi troviamo nella parte che chiude i playoff Turris 45 punti, Monterosi 44 e Latina 44 sempre. Poi a ridosso dei playoff c'è proprio il Catania, che deve recuperare il match con il Catanzaro, con il Taranto, pardon. Dicevamo Catania e Vicerno 43 punti insieme alla Juve Stabia, poi Campobasso 40, Taranto e Messina 36, qua comincia la zona pericolo, Paganese 32 insieme al Potenza, Fidelissandria 29 e Vibonese 20 punti. Vediamo il prossimo turno per dare così un'informazione corretta sulla Serie C: Avellino Turris, Catanzaro Monterosi, Fidelissandria Messina, Latina Bari, Paganese Monopoli, Palermo Picerno, Potenza Catania, Taranto Juve Stabia, Vibonese Foggia e Virtus Francavilla Campobasso. Questi gli impegni relativi appunto al prossimo turno, ma ricordiamo che in mezzo ci sta il recupero tra Catania, con Palermo e Taranto, che giocheranno al Barbera mercoledì prossimo. Per il problema Covid c'era incertezza se, dopo aver saltato la gara di Catania, avesse saltato il Taranto anche la trasferta di Palermo, che è un recupero. Invece ci sarà questo recupero mercoledì 30, ed è per questo motivo che vado subito a Palermo da Enzo Bonsangue per capire un po', insomma, c'è un po' di delusione dopo il terzo pareggio consecutivo, anche se Baldini ha detto rimbocchiamoci le maniche e non piangiamoci addosso.
Sì, la delusione è palpabile anche perché i tifosi si sono espressi in maniera un po' più dura del solito, non lo avevano probabilmente fatto così in questa stagione, però insomma la squadra è stata un po' presa di mira, è stata accusata, si è parlato di tradimento nei confronti dei tifosi e nei confronti dell'amore che questi tifosi mettono proprio per il Palermo, andando a seguire anche delle trasferte abbastanza pesanti, devo dire, come quella con la Paganese, però se andiamo a vedere, avete fatto vedere la classifica, nelle ultime settimane in pratica il Palermo, con delle squadre con cui avrebbe dovuto spiccare il volo, visto che siamo nella fase finale del campionato, è andato a incepparsi regolarmente. Sembra fatto apposta. Lì sotto ci sono Paganese 32 punti, c'è il Potenza con 32, la Fidelissandria con 29. Tutte queste sono le squadre con cui il Palermo, la Fidelissandria in casa, tra l'altro, il Palermo si è inceppato nelle ultime giornate. Quindi significa sicuramente che qualcosa non va per il verso giusto. Baldini ha detto rimbocchiamoci le maniche, però insomma Umberto, noi ci siamo trovati qui circa un mese fa a dire che a meno di una rivoluzione totale dal punto di vista della mentalità, questo Palermo avrebbe avuto qualche difficoltà di troppo per andare ad agguantare quel secondo posto. C'è adesso il terzo che è in mano all'Avellino che è distante 5 punti, quindi rimbocchiamoci le maniche, sì, la speranza è che la squadra proprio queste ali le possa spiegare nei playoff, perché la speranza è soltanto quella. Però Ecco, detto allora, abbiamo questo, visto in poi. classifica, torniamo alla classifica, chiedo a Lucy Gullotta, eccola qua, la classifica che vede un Palermo che deve recuperare questo match con il Taranto, che deve vincere assolutissimamente, è un Palermo che è a 54 punti e chiaramente crediamo che il secondo posto sia irraggiungibile e quindi la lotta credo che sia per il terzo o quarto posto, insomma, sicuramente vincendo contro il Taranto mercoledì arriverebbe a 57 57. punti, quindi sarebbe comunque al quinto posto. Assolutamente, Ecco, sì. quindi Ma Mario. certo, la delusione ci può stare per i tifosi del Palermo. 6 punti persi con 3 squadre di bassa classifica. Questi 6 punti avrebbero proiettato il Palermo per il secondo posto, se la matematica non mi inganna. Però questo è un torneo così, dove anche il Bari si permette di pareggiare in casa la festa promozione, di ciccare la festa promozione per andare in Certo. Serie B con la Fidelissandria. Quindi c'è un livellamento verso il basso, ritengo, di questo torneo e tutti, nessuno escluso, deve lottare per guadagnare i 3 punti. E probabilmente chi ha più fame vince. Certo. Il Catania, anche il Catania, quando ha mostrato meno fame, ha ciccato in casa soprattutto, fuori casa, a parte i 5 gol, secondo me abbastanza episodica anche la questione. Il Foggia in ottima forma, però tutta una serie di situazioni hanno portato questi 5 La stagione del gol. Catania va inserita in un contesto. Esatto, però dove la fame l'ha fatta da padrone, cioè Certo. l'orgoglio li ha portati a fare L'appartenenza, esatto, ha portato a le dei condizioni. risultati È vero. impensabili. Allora, vorrei vedere gli impegni del Palermo, e poi andiamo a sentire anche il contributo di Enzo Bonzango. Gli impegni del Palermo lo commentiamo proprio con Enzo, perché il Palermo chiaramente, sì, ok, calendario alla mano, ormai sta finendo la regular season, adesso bisogna forse, non dico dosare le forze, però è anche vero che i playoff sono un'altra storia, parte di questo campionato. Palermo-Taranto, Palermo-Picerno, poi Monopoli-Palermo, Palermo-Catania e Bari-Palermo. Il Palermo andrà a Bari verosimilmente a trovare una Già squadra promossa, già in appagata, vacanza, appagata. appagata sicuramente. Enzo, questo calendario incoraggia, diciamo, il fatto di poter scalare delle posizioni importanti oppure è il momento, non dico di dosare le forze, ma comunque di star lì e vedere un po' cosa succede da qui alla fine della stagione?
Ma incoraggia soltanto una cosa, che quest'anno il Palermo con le formazioni di media alta classifica comunque ha dato dei risultati confortanti sicuramente, quindi vedere che si giocherà contro il Monopoli, il Bari lo dicevate voi, magari non avrà più motivazioni, però è probabile che in quelle partite magari il Palermo riesca a trovare qualche punticino in più. Però io non posso non tornare al discorso di prima, cioè che se non sono arrivati quei punti contro le formazioni più in basso in classifica, insomma, non la vedo proprio benissimo. Poi la partita contro il Catania fa storia a sé, speriamo naturalmente sia uno spettacolo prima di ogni cosa. Bisogna vedere come il Palermo arriverà ai playoff, perché Baldini ha battuto molto su questo tasto, ha detto che se il Palermo arriva con la mentalità giusta, ai playoff e li affronta come si deve, insomma, qualche bella sorpresa può riservarla, altrimenti puntini puntini, insomma. Senti, abbiamo da vedere il tuo contributo, no, sulla partita di Pagani, ma ti chiedo, Baldini ha sbagliato qualcosa in queste tre partite, secondo te? Si è fissato con certi uomini, ha lavorato solo sul piano psicologico, un po' meno su quello tattico o cos'altro? Ma se ne discute tanto, il problema secondo me è opposto, nel senso che Baldini non si è fissato ma ha sperimentato troppo e purtroppo con il nastro siamo tornati al passato, a Boscaglia e anche a Filippi, che non hanno veramente mai trovato un 11 titolare e purtroppo Baldini in questa spasmodica ricerca forse di un equilibrio cambia ogni settimana la formazione, quindi molto spesso certi automatismi non si riescono a registrare, e giocatori che rimangono fuori poi entrano. Adesso ha cambiato anche il portiere nuovamente, c'era stato un cambiamento fra Pelagotti e Massolo, adesso è tornato di nuovo Pelagotti. Sta sperimentando molto Baldini ed è probabile, questo lo dimostra, voglio dire, che l'assetto giusto ancora purtroppo non è riuscito a trovarlo. E io qui ritorno al riferimento a Filippi, che aveva presentato sempre, insomma, una ventina di formazioni sempre diverse. Quindi purtroppo si cerca un assetto migliore in vista di questi playoff. Forse è questa l'unica cosa che si può rimproverare a Baldini, ma non tanto, voglio dire, perché comunque i risultati purtroppo non sono stati positivi, quindi insomma, mettendoci anche noi nei suoi panni, qualche cambiamento era necessario. Quindi non è di Infatti. facile soluzione questo problema. Allora, facciamo un passo indietro, vediamo cosa è successo al Torre di Pagani, dove insomma sembrava che il Palermo nella ripresa avesse il match in mano dopo il 2-1, poi è arrivato il calcio di rigore dei campani. Sentiamo. Un'occasione persa dopo l'altra. Il Palermo pareggia ancora, si tratta della terza X consecutiva in campionato sul terreno di gioco della Paganese. Un punto che serve poco o nulla ai rosanero che erano chiamati alla vittoria per tentare di accorciare il gap dal terzo posto in classifica dove staziona l'Avellino, adesso distante 5 punti. La squadra di Baldini dimostra di non saper più vincere e questa volta, ancor più che in passato, anche la tifoseria ha preso posizione. Il comunicato della curva Nord 12 è chiarissimo e i supporter parlano di tradimento da parte della squadra, rimproverata per mancanza di impegno. Di certo, così come nella trasferta di Potenza, i Rosa hanno evidenziato limiti e non da poco, soprattutto in fase difensiva, mancando 3 punti che sarebbero stati fondamentali per alimentare le speranze di un miglior posizionamento nella griglia dei playoff. Eppure sul campo della Paganese erano stati proprio gli uomini di Silvio Baldini a trovare la forza nel secondo tempo per ribaltare il gol dei padroni di casa e portarsi in vantaggio per 2-1. Quando ci si sarebbe aspettati uno sforzo in più per mettere in cassaforte la vittoria, assente dalla trasferta di Avellino, è arrivato invece l'ennesimo patatrac difensivo.
La cronaca della sfida vede la squadra allenata da Grassadoni a trovare il gol del vantaggio alla metà della prima frazione, quando Cretella si ritrova fra i piedi il più facile dei palloni dopo la respinta di Pelagotti sulla prima conclusione di Tommasini. Sull'azione pesa un pallone perso da Somma. La reazione rosanero si concretizza prima dell'intervallo quando Brunori fa 1-1 sul rigore conquistato dallo stesso attaccante. Le cose si mettono poi bene per il Palermo che con Valente trova il vantaggio in avvio di secondo tempo. Ogni sforzo viene però vanificato da Crivello che commette un ingenuo fallo in area su Tommasini che dal dischetto è impeccabile. E mercoledì per i rosa c'è in programma la sfida di recupero al Renzo Barbera contro il Taranto. Dunque questa è la situazione in casa Palermo, abbiamo già sentito Enzo Bonsanque sul discorso insomma, anche di prospettiva, intanto bisogna cominciare da mercoledì a battere il Taranto, comunque magari la prestazione non ci sarà ma sarà importante mettere in cascina 3 punti perché poi le posizioni nei playoff valgono Enzo, perché comunque comincia un altro campionato, dicevo prima magari non è il momento di dare il tutto per tutto, il 100% perché chiaramente non hai una rosa di 30 titolari, però è anche vero che i playoff insomma sono un campionato a parte e lì Baldini dovrà sicuramente fare le scelte giuste, su questo non ci sono dubbi, perché comunque la gente l'anno scorso, ok, il Palermo è stato ai playoff, poi è uscito, dopo il secondo turno se non sbaglio, quest'anno si aspetta qualcosa in più. Sì, 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 lo scorso anno arrivò, anzi al terzo turno mi sembra, poi sì. È uscito con l'Avellino, quindi un po' di strada nei playoff era riuscito a farlo, certo il terzo posto sarebbe fondamentale per dei vantaggi importanti, voglio dire questa squadra ha bisogno probabilmente di trovare un po' di tranquillità prima di tutto, prima di ogni cosa per poterli affrontare al meglio. Poi Baldini dal punto di vista motivazionale non ha pari, è sicuramente uno dei migliori, e ricorderai anche la strigliata che c'è stata una settimana fa dopo il pareggio contro il Potenza, insomma non se n'è tenuta una, insomma speriamo anche che questa carica possa portare il rosanero più in alto possibile, insomma. Allora, ti faccio vedere il gol del Messina con Morelli, che adesso lo vediamo, perché il Messina 4-4 in silenzio, insomma, sta andando verso il porto della salvezza, no? Non sembrava spacciato fino a 2 mesi fa. Assolutamente sì, sì. Sembrava proprio spacciato, invece. Sembrava veramente già retrocesso o comunque destinato ai play-out, invece una bella rimonta per la squadra di Ezio Raciti. Se dalla regia lo Sigulotta è pronta, possiamo vedere questo gol che arriva al 42esimo minuto. Il Latina, tra l'altro, è dentro i playoff, quindi non è proprio una delle ultime squadre. Ed è un gol di Morelli che nasce sempre da un attacco del Messina. Eccolo qua, questa è la curva. No, no, non è questo, è l'altro. Questo è il momento di gioia dei tifosi. Ecco, eccolo qua. Eccolo qua, guardate su questo cross. C'è una svirgolata di un difensore del Latina che innesca l'ala destra d'Urso che chiaramente fa un bel cross e Morello al centro, Morelli al centro mette dentro. Questo 1-0 preziosissimo per... Questo tipo di svirgolate le vedo ogni tanto nel nostro torneo, quello delle professioni. Ecco, dove partecipano? Commercialisti? Commercialisti, ingegneri, avvocati, magistrati. Farmacisti, magistrati con Ignazio Fonso. Che stanno deludendo ultimamente, sì. Dal punto di vista diciamo tecnico. Sì, tattico. Avevano fatto un bell'inizio, poi sabato hanno vinto. Le cose giuste. Salutiamo il mister Fonso che è tornato alla vittoria. E finalmente. Finalmente. Abbiamo visto il gol e vorrei vedere anche uno spaccato di curva, appena possibile. C'è anche Ezio Raciti, eccolo qua. Quando la squadra va a ricevere gli applausi della curva, comunque Franco Scoglio che comincia nuovamente insomma a ripopolarsi, anche se poi insomma è un po' una tristezza, sì, vedere, sì, uno stadio così, la classica cattedrale nel deserto, come si assolutamente dice in gergo.
Assolutamente, meglio andare al Celeste, allora, che magari era più Sì. raccolto, però dava più calore alla squadra. Così è veramente imbarazzante uno stadio con quelle presenze di tifosi. È veramente, anche gli stessi giocatori penso che percepiscono poco la presenza del pubblico, con tutto che le tribune sono anche a ridosso del campo, però veramente vedere uno stadio così grande, vuoto, a me mi sconforta. Poi non so i giocatori, ma credo che abbiano le stesse sensazioni. Vorrei sentire anche il nostro Enzo Bonsangue da Palermo, cosa ne pensa di questo Messina che si è ripreso grazie al gran lavoro di Ezio Rashidi. Sì, una bellissima sorpresa anche perché il Messina ha dimostrato, insomma, di avere completamente rivoluzionato quella che era la mentalità di inizio campionato. Non dimentico che il Messina, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ha compiuto anche delle imprese in questo rush finale, come quella sul campo del Bari, quindi un cambio di mentalità fondamentale. E insomma, questi sono degli esempi bellissimi. Speriamo che insomma, anche il Messina nei prossimi anni, così come Palermo e Catania, possa tornare a recitare un ruolo importante, insomma, nel calcio siciliano. Enzo, tu eri piccolino forse ancora nel 2007, sì, sei ragazzino insomma, quando tutte e tre le formazioni erano in Serie No, A. no, no, ero già abbastanza cosciente, diciamo, sì, ero grande, sì. Eri già grande, li porti bene insomma i 2 anni, Sì, assolutamente. me le sono godute, ti ringrazio per questo. È vero, assolutamente. Allora Enzo, noi ci aggiorniamo ovviamente, ti ringraziamo per il tuo contributo all'interno di Sala Stampa, quindi insomma sempre questo collegamento diretto con Palermo e seguiremo da vicino anche le vicende della squadra di Baldini già mercoledì in campo contro il Taranto. Credi che ci sarà un discreto pubblico o no? Se vuoi una risposta sincera, no, assolutamente no. Se vuoi, insomma, un'altra risposta, insomma, ti dico la verità, mi aspetto circa 3.000-4.000 spettatori. Questo è un mio pronostico, la butto Certo, lì, è un po'. purtroppo penso sarà questo il pubblico. È anche un Anche perché po', è insomma. Certo, partita durante il giorno feriale. Non c'è stata l'offerta che è stata fatta dal Palermo, perché l'altra volta i biglietti ad 1 euro per tutti i settori hanno portato allo stadio 11.000 persone, quindi ora con i prezzi normali penso proprio ed è il che non frutto. sarà. Ecco. Ed è il frutto anche dei tre risultati, dei tre pareggi con le tre ultime, insomma con le squadre della parte bassa della classifica. Senti, Soprattutto per quello, purtroppo temo, sì. infatti, fosse arrivate tre vittorie, penso un po' quanto entusiasmo. E, prima di salutarti, ti porto sulla nazionale che è stata a Palermo, serata sfortunata quanto vogliamo, eccetera, eccetera, anche se qualcuno ancora oggi mi diceva in redazione dov'è la Macedonia, vabbè, insomma. Poi magari facciamo lezioni di geografia, ma questa è una battuta evidentemente. Allora, sullo stadio di Palermo, cos'è successo, Enzo? Te lo chiedo da palermitano, cioè perché sul Corriere della Sera è uscito di tutto e di più a proposito dello stadio appunto palermitano, no? Stiamo vedendo questo articolo che è un articolo piuttosto pesante che è uscito relativamente alle condizioni dello stadio. Insomma, tu hai qualcosa da aggiungere su quello che è stato detto, sulla sporcizia, sui bagni, sui muri incrostati, fatiscenti, sui cannoli serviti a mano, senza scontrino, chi più ne ha più ne metta? Ma io posso dire sicuramente che il Renzo Barbera non è uno stadio di ultima generazione, nel senso che il Renzo Barbera non è stato costruito 3 anni fa. Dunque si porta dietro delle criticità che dipendono da alcuni mancati lavori nel corso degli anni. Si parlava di, insomma, da circa 30 anni non viene fatta una ristrutturazione importante all'interno del Renzo Barbera. Però da qui a dire che si tratta di una struttura fatiscente con problemi incredibili come quelli che sono stati descritti, mi sembra un po' troppo. Mi sembra ci sia stato un po' troppo accanimento in questo articolo che è uscito sul
sul Corriere della Sera, però non nego che dal punto di vista strutturale qualche problemino al Renzo Barbera c'è, ovviamente, come è naturale che sia per una struttura, insomma, che Ecco. da 30 anni non viene. No, Però anche perché per la anche nazionale di sicuro è stata accolta benissimo. Io volevo sottolineare sì. questo perché sono Ecco. stati fatti alcuni lavori, c'era lo skybox che è stato montato, insomma, varie altre cose, fra cui non ultimo il terreno di gioco che era in condizioni splendide, il terreno di gioco in condizioni da mondiale, diciamo. Quindi questo grandissimo, grandissimo merito. Mettendo da parte i cannoli, gli scontrini, i bagni, che comunque sono importanti, ci mancherebbe, no? Perché parlavano di Sì. mezzo water per tutta una tribuna. Vabbè, ma lasciamo perdere. Sul discorso di Mancini che è stato presentato all'interno della sala stampa, te lo chiedo da addetto ai lavori. Alla fine il CT Mancini, il presidente Gravina, una serata negativa, eccetera, eccetera, vengono condotti in una stanza che dovrebbe essere la sala stampa, pareti con la carta strappata. Tanfo di chiuso, neon ingrigiti, steward che fumano, un vigile urbano che mangia il suo trancio di sfincione, vabbè, mascherine abbassate, bottigliette rovesciate, sedie sbilenche come nemmeno in una sala giochi di Bogotà. Questo è lo stadio della quinta città italiana, scrivono sul Corriere della Sera. Mi puoi dire qualcosa su questo, sulla sala stampa? È veramente in queste condizioni? Ripeto il discorso di prima, cioè la sala stampa non è in condizioni pietose, cioè dobbiamo essere sinceri, però non è neanche una sala stampa che brilla, voglio dire. Insomma, c'è bisogno di lavori che devono essere portati a termine, però la situazione non è assolutamente, insomma, così drammatica. Voglio dire, ci sono delle pecche, c'è qualcosa da aggiustare, parliamo dei Certo. neon, insomma, voglio dire, non sono questi i problemi importanti, voglio Sì, dire. magari può Poi essere l'occasione, Enzo, per far riflettere chi di dovere magari e intervenire per il Palermo, per i tifosi rosanero e non soltanto, evidentemente, no? Comunque, perché lo stadio di calcio è sempre un sì. po' la cartina tornasole di una città, spesso, no? Quindi, perché no? Loro Sì, parlano del fatto che è verissimo. No, sono quello la che hai quinta città detto, d'Italia. Noi potremmo parlare anche per Catania, dove quello che sono dici, problemi simili, sì, non scherziamo, assolutamente. Ma dai, no, Mario, io anche a dico, Catania sono problemi con i assolutamente, servizi io igienici. conosco lo stadio Barbera. È uno stadio dove si può godere benissimo di uno spettacolo di calcio, anche quello della nazionale. Ricordo che simili critiche vennero fatte anche alla città di Napoli nella famosa semifinale contro l'Argentina. I giornalisti che si accanirono contro i tifosi napoletani, rei di avere tifato contro l'Italia. Cioè, quando si viene al sud poi le cose non vanno bene, subito a puntare il dito. Questo è un classico che anche certi giornalisti hanno nei confronti delle nostre città, delle nostre strutture. E si gioca a calcio, l'importante è che il terreno di gioco era in condizione ottimale, come si vedeva anche dallo Come ha schermo confermato televisivo. Enzo, sì. Esattamente. Poi se la sala stampa c'è qualche lusso di meno, voglio dire, non credo che sia un metro per misurare, corretto per misurare la civiltà di una città o di un Certo. pubblico. E soprattutto, magari se uno deve dare un po' la delusione, la deve manifestare, che la manifesti in altra maniera, non buttandola in caciara su questi dettagli Esatto. poco eleganti, Per ecco. buttare scredito sulla città di Palermo, oltre che sulla Sicuramente, Sicilia. c'è da migliorare moltissimo. A Catania ne sappiamo qualcosa, il Massimino è pure quello, in condizioni non ottimali, per usare un eufemismo, ecco, Assolutamente d'accordo. però voglio dire, insomma, il Renzo Barbera, Accanirsi così, tu dici, no, assolutamente, beh, no. Far non è passare così una chiara città a terzo la mondo, vicenda. Palermo, no, non mi sembra neanche corretto. Infatti, grazie Mario per questo tuo contributo. Enzo, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, grazie a te Umberto, buona serata, ciao anche a Mario. Ciao Enzo, Alla ciao. prossima allora. Bene, Ciao.
Grazie, ci fermiamo, break pubblicitario brevissimo, tra poco la pagina da dedicare tutta al Catania, sentiremo Mancini e cosa intende fare con il Catania, c'ha tanto entusiasmo, si è messo a cantare anche con alcuni tifosi che ha incontrato. Bella cosa. Hai visto sì. questo video? No, non l'ho visto. Ma hai saputo che... Sì, sì, te lo facciamo sì, sì. vedere, tra poco te lo ecco, facciamo vedere. Ecco, sono curioso. Mancini inedito. Sono curioso. Esatto, dopo... all'uscita dal notaio, in attesa domani di firmare il rogito, ho messo a punto tutta la documentazione. Tra pochissimo qui a Sala Stampa. Siciliana Maceri, per un mondo migliore. Dormire bene è essenziale. Per questa ragione è da prendere in seria considerazione l'offerta del materasso matrimoniale a 249 euro, con un omaggio da scegliere fra una rete motorizzata, una poltrona Ambra o un letto contenitore. Ci trovate su internet all'indirizzo materassisilvestro.com, perché il benessere nasce dal dormire bene. La danza è lo stato dell'anima che si sprigiona attraverso il movimento. È un'arte che fonde bellezza e armonia. Conciliare scuola e danza è il sogno di tanti che diventa realtà. Nasce a Catania, al centro città, Liceo Coreutico Turisi Colonna. Sono aperte le iscrizioni. Scuola e danza diventano realtà. Seconda parte di Sala Stampa, Sala Stampa Weekend, salutiamo gli amici che ci seguono sul canale 19 su Tele One, sono in studio con Mario Finocchiaro che ormai è un nostro diciamo, opinionista e apriamo la pagina del Catania. Però a gratis, non come... Quello di Bianca Berlinguer. Non come il professor Orsini. Assolutamente, no. Infatti, da appassionato. Da appassionato e poi mi fa anche piacere. Grazie, grazie Mario. Allora, subito ti faccio vedere Mancini. Sì. Che è stato appunto postato sui social da alcuni tifosi, Catania 46, relativamente ad un momento subito dopo essere uscito dal notaio, dove ha messo appunto i documenti per firmare domani il rogito. Dicevo, ho fatto tutti i versamenti, tutto a posto, eccetera, eccetera. Quindi prima di salire a Torre del Grifo si è rilassato un po'. Insomma, lo sentiamo, Lucy Gullotta, se siamo pronti. Faccio vedere questo brevissimo contributo di Benedetto Mancini, nuovo proprietario del Catania, che canta, intona un tono che ascoltiamo solitamente nelle curve. 2, 3, via! Solo per te. Catania, unica amore.
Eccolo qua, Mario. Avrà il tempo di imparare meglio anche questa faccenda, sì, questo rito. Allora. Però voglio dire, già è sulla strada giusta. Il personaggio sicuramente ha capito la piazza e comincia a cercare di entrare nelle corde dei tifosi. Quindi l'appartenenza, la maglia, cose importanti che per tornare indietro nella vecchia gestione, per esempio, una pecca enorme della precedente gestione era proprio questa, cioè non avere un riferimento verso i tifosi, farsi capire anche nelle tante cose che hanno fatto, alcune sbagliate, molte i tifosi neanche le conoscono, certo. È importante, non dico apparire, perché poi contano i fatti nel calcio, perché è così, ormai il calcio a certi livelli si deve saper fare, si devono avere le risorse, non solo le competenze ma anche le risorse economiche, e soprattutto si deve gestire quello che è la comunicazione, che è fondamentale per i tifosi, per fare capire, perché ci sono momenti belli dove basta niente, però ci sono anche i momenti brutti dove si deve saper gestire e comunicare. Allora, sentiamo il primo contributo di Mancini con il nostro Sandro Gaglio. Ne avremo tre momenti con Mancini e li commenteremo in studio con Mario Finocchiaro, ma anche con i nostri appunto telespettatori. Faccio una bella dichiarazione per tutti. Dopo due ore abbiamo lavorato molto su tutta la parte tecnica, perché l'atto è molto complesso, nel senso che ci sono adempimenti fiscali, previdenziali e federali. Quindi abbiamo lavorato molto con i professionisti e ringrazio i professionisti della curatela. Io ho già depositato tutte le somme, ho fatto i bonifici, ho depositato la somma prevista dal bando del pagamento del fondo spese per la curatela. Adesso questo contratto, quest'atto verrà mandato agli organi competenti anche federali lunedì, e penso sicuramente martedì sigliamo solamente, perché a me ho fatto tutto. Quindi oggi è stato un lavoro molto tecnico, dalle 9:30 siamo usciti adesso parlando solamente di debito sportivo, quell'atto, quello, gli accolli, quelli dei dipendenti. Quindi ancora la firma non è arrivata. Abbiamo depositato tutto, e la parte formale la facciamo martedì, più che altro era per il notaio Grasso ha riempito 4 pagine di appunti per mettere al posto l'atto. Io ho depositato tutta la parte economica e quindi non devo fare più niente. Adesso martedì veniamo. Dico, firmiamo. Ma come mai non è arrivata la firma? Per questo motivo, perché siccome l'atto è molto complesso, non è una compravendita normale, ma è una compravendita che prende gli accolli, soprattutto rispettando il regolamento federale, che è quello che ci interessa di più. Questi giorni i professionisti si sono confrontati con la federazione, loro hanno voluto nell'atto alcune cose che andavano messe, ci siamo confrontati oggi con la curatela e col notaio e abbiamo trovato il modo come sistemarle per far sì che poi quando andiamo in federazione per l'accordo del debito sportivo siamo tutti insomma sereni e tranquilli. Dal punto di vista formale e sostanziale non cambia nulla. Io già deposito tutto la parte economica, quindi ho lasciato già tutto dal notaio Grasso. Quindi più che altro è stata una forma tecnica che non ci siamo mai confrontati tutti insieme, soprattutto abbiamo avuto fino all'altro ieri confronti con i legali della federazione per capire come andava fatto l'atto. Quindi ancora la curatela continuerà la curatela rimane con ramo d'azienda e loro hanno prolungato l'esercizio provvisorio fino al 19 aprile, in effetti, insomma, qui non è ancora. La curatela deve rimanere come garante di tutto il passaggio, quindi la curatela sta qui, ci sostiene insomma dal punto di vista anche legale, siamo tutti da parte, i costi dal 17 di marzo in poi sono accollati all'FC 46, quindi li paga direttamente l'FC Catania 46, quindi tutto, cioè i dipendenti dal 18 di marzo sono passati con l'FC 46. Quindi i stipendi di novembre-dicembre? Quelli deve pagare, non deve pagare l'FC 46, quelli vengono pagati adesso usando una parte della fiduzione che ha depositata. La curatela ha pagato il rateo di dicembre, ha pagato gennaio, ha pagato febbraio, pagherà marzo fino al momento, penso fino a martedì. Noi dipendenti dal 18 li paghiamo noi, i dipendenti ci sono passati con noi, stiamo aprendo tutte le parti di deposizioni previdenziali, assistenziali. Quindi devo dire che siamo molto sereni, c'è sta tanta collaborazione e tanta forma insomma di serietà. Devo dire che ho trovato tutti i professionisti seri, il notaio è una persona eccezionale.
Questo dunque è il primo contributo, tra poco altri due contributi, una prima analisi. Allora, corretto quello che ha detto Mancini, cioè quando si fa un atto di compravendita di qualcosa, un immobile, noi tutti comuni mortali facciamo, già si deve stare attenti a determinati punti che vengano fatti correttamente, le verifiche, le misure, Passaggi eccetera, eccetera, obbligatori. passaggi obbligatori. Figuriamoci quando dall'altra parte hai il tribunale, la curatela fallimentare e la federazione che vuole vedere determinati requisiti. E quindi tecnicamente è un atto complicato, ci vogliono tutta una serie di controlli che non sono per niente semplici. Mi descrivevano i miei colleghi di precedenti esperienze che si ha un tour de force su questa gestione del riconoscimento della federazione notevole. Quindi è corretto, si deve stare molto attenti, perché poi modificare un atto che va soggetto a registrazione non è che ci rivediamo, prendiamo il caffè e lo modifichiamo. Ci sono dei tempi che poi non si riescono più a rispettare, quindi ovviamente questo è quanto più ponderata e più attenta è l'analisi e la gestione di un passaggio come questo, meglio si va avanti. Poi la gestione operativa, come diceva Mancini, comincia dal 18 di aprile, 19 di aprile, mi pare. Dopo la Finiva fine della l'esercizio gestione provvisorio il l'esercizio 17, provvisorio 18, esatto, quindi è che dal da lì 18 marzo tecnicamente, ah no aprile marzo sì, marzo, dal marzo 18 e marzo. lì poi ovviamente lui dovrà mettere tutti i suoi mezzi economici per onorare quelli che Le sono varie tutte le scadenze. scadenze che ci saranno, gli stipendi non solo dei calciatori ma anche di quelli che Consideriamo sono. che il Catania costa al giorno, si era fatta prima una stima di 15.000, ora è a 12.500, ma insomma Vabbè, siamo lì. ma comunque questa ritengo che sia la parte, diciamo, più semplice, Certo. quella che è già parametrata. Quello che sarà importante sarà l'orizzonte, che lui da subito, credo che già da buon imprenditore abbia stabilito, l'orizzonte temporale di quello che verrà, Di quello che verrà. di quello che Allora, verrà, ecco. sentiamolo sulla firma domani, parla anche di squadre e tifosi. Ok? Ok. Ok. Quindi martedì, signor Mancini, ci sarà l'ufficialità C'è dell'acquisto soltanto la del firma, sì, esatto, tecnicamente sono quello perché il resto è tutto già Quindi però depositato. martedì ufficialmente lei Lei avrà fa acquisito in ramo firma, adesso d'azienda lunedì sportiva il mattina calciatore. loro mandiamo Quindi ai non giochi. teme la FIGC. No, perché abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto la FIGC, quindi noi la FIGC perché la dobbiamo temere? Però la FIGC giustamente vuole che nell'atto siano state indicate delle cose che abbiamo fatto, come ha detto lei, di andare giù in FIGC e da quel momento poi, da mercoledì mattina, dare l'iter burocratico alla FIGC per il cambio di matricola. Quindi il resto. Possibile ipotizzare che magari nella prossima stagione da FC Catania 46 si possa tornare al calcio Catania, visto che avete No, rilevato il marchio? no, impossibile. Che ormai la matricola nuova sarà quella dell'FC Catena 46. Purtroppo la matricola 11.007 non c'è più, non ci sarà più. Quindi sarà sotto matricola 95.4466. Quella sarà la nuova matricola. Non c'è altro, il logo l'abbiamo acquisito, sia il logo del Calcio Catania sia il logo 11.007, quindi tutto il resto insomma è prassi normali, dovete rendere conto che non stiamo facendo un roggio di un garage o di un appartamento, tutt'altro è che tante cose vanno organizzate, vanno perfezionate bene per evitare che dopo ci sia. Dal punto di vista sostanziale non cambia nulla perché gli impegni economici FC46 se li ha presi, li sta adempiendo. Quindi alla fine non è questo, non è interessa oggi o martedì. Oggi è un stato importante, io ho depositato quello che dovevo depositare, assegno circolare e tutto, quindi alla fine non dobbiamo preoccuparci, fortunatamente abbiamo anche un po' di serenini perché non c'è la partita, quindi possiamo tranquillamente. È vero che si fa un passo alla volta, ma già avete parlato di Torre del Grifo? O lei col credito sportivo ha intavolato qualcosa No, oppure adesso è no? ancora presto parlare di Torre del Grifo, adesso pensiamo invece a lavorare, pensare alla squadra che deve stare serena per la fine campionato e per raggiungere un obiettivo che penso tutti vogliamo e sia lì a portata, dove andare ai playoff, questo è inutile, no? Lo sanno anche i ragazzi, ho parlato ieri con Baldini, con Pellegrino, quindi la squadra è concentrata su questo, non c'è altro, il logo l'abbiamo acquisito, sia il logo del Calcio Catania sia il logo 11.007, quindi tutto il resto insomma è prassi normale. Dovete rendere conto che non stiamo facendo un roggio di un garage o di un appartamento, tutt'altro è che
tante cose vanno organizzate, vanno perfezionate bene per evitare che dopo ci sia. Dal punto di vista sostanziale non cambia nulla, perché gli impegni economici FC46 se li è presi, li sta adempiendo, quindi alla fine non è questo, non è interesse oggi o martedì. Oggi è stato importante, io ho depositato quello che dovevo depositare, assegni circolari e tutto, quindi alla fine non dobbiamo preoccuparci, nel senso, fortunatamente abbiamo anche un po' di serenini perché non c'è la partita, quindi possiamo tranquillamente... È vero che si fa un passo alla volta, ma già avete parlato di Torre del Grifo? O lei col credito sportivo ha intavolato qualcosa? No, adesso no? È ancora presto parlare di Torre del Grifo, adesso pensiamo invece a lavorare, pensare alla squadra che deve stare serena per la fine campionato e per raggiungere un obiettivo che penso tutti vogliamo e sia lì a portata, non ai playoff, questo è inutile, no? Lo sanno anche i ragazzi, ho parlato ieri con Baldini, con Pellegrino, quindi la squadra è concentrata su questo, quello che chiedo alla città di Catania di starci vicino perché questi ragazzi hanno bisogno adesso delle prossime tre partite in casa, dobbiamo far vedere chi è Catania, chi sono i tifosi del Catania per raggiungere un obiettivo che è bello per tutti e poi arrivati ai playoff vediamo che succede, perché questa è una squadra che può fare tante sorprese a tanta gente, già ragazzi seri che si impegnano, ho visto stamattina si stanno allenando, vanno a casa per due giorni, martedì iniziano la preparazione, quindi quello che dobbiamo fare è stare sereni e tutta la città, quello che chiederò, di stare dalla parte nostra. Io, il mio impegno, io e il mio staff ci stiamo mettendo tutto per far sì che questo Catania abbia una vita tranquilla e di successo. Adesso quello che chiederò a tutti di impegnarci per fare lo stesso obiettivo. Subito il commento, ci sono diversi passaggi. Sì, ma allora una cosa su tutte, che chi intervistava, la questione da tecnico, ecco, la questione di Torre del Grifo. La questione di Torre del Grifo la si discute con il Tribunale di Catania, con la curatela, non il credito sportivo, è solamente un creditore che si insinua nella procedura, si è già insinuato, per quei crediti che vanta per il mutuo. Okay? Ma il Torre del Grifo, mi smentiscano poi i tre curatori, di cui i miei colleghi D'Arrigo e Giucastro, mi smentiscono questa cosa, ma credo che non sia il credito sportivo a dire l'ultima parola, ma è la curatela. Ed è un passaggio importante perché so che già sono stati dati in gestione parti di Torre del Grifo, compreso quella dei campi dove dovrebbe allenarsi, continuare a allenare il calcio Catania. Ecco, questo è un passaggio importante, quindi al momento sono stati noleggiati, affittati. Esatto, la curatela, non avendo altre soluzioni, sta intanto giustamente cominciando a far funzionare tutta la struttura. Probabilmente i prossimi passaggi saranno verso la struttura della palestra, piscina, e delle piscine, perché lì è un corpo importante, tenerli fermi, insomma, è un peccato. A parte che c'è da far lavorare tanta gente, quindi è una risorsa per quindi il al momento a Torre del Grifo, apriamo una parentesi, lavorano la foresteria, quindi l'albergo, la parte sì, alberghiera, e quella dei campi. Quella dei campi e poi la parte quella del centro benessere, che è ancora in data in gestione. Ovviamente la parte del bar è bloccata perché fin quando non funziona la palestra e la piscina non ha motivo di funzionare, perché funziona col pubblico che va e viene. Ma credo che a breve adesso si debba definire anche questa. Quindi il Catania come può, il Catania di Mancini, rientrare a Torre dovrebbe parlare con i nuovi gestori per stabilire un affitto per utilizzare la struttura, perché questo si fa, stanno gestendo i campi e quindi ci sarà un corrispettivo sulla da dover pagare. Sulla carta il Catania non ha un campo dove allenarsi in questo momento? Sulla carta no, perché il Catania ormai, uscendo dalla gestione provvisoria della curatela fallimentata, dove la curatela è proprietaria di Torre del Grifo, non ha più la sua proprietà, quindi deve trovare la nuova sede, che secondo me sarà sempre a Torre del Grifo. In termini di legge, evidentemente, male che va, penso che gli concederanno il massimino. Dico se dovesse, trovare un accordo. Diciamo che a Catania, in questo momento, già ne abbiamo parlato, mi pare, qui in questa sede tempo fa, c'è una situazione un po' triste con le strutture, sì. Soprattutto per una squadra che deve militare un campionato professionistico. Andarsi ad allenare in una delle strutture, so che stanno rimettendo a nuovo il campo in Esima. Sì. Abbiamo fatto vedere le immagini. Verrà una bella struttura, ma detto ciò, l'intorno c'è il deserto. Quindi l'unica struttura dove potrebbe, se non una struttura arrangiata, dove noi
giochiamo, così che dove ci divertiamo, ma per una squadra seria occorre una struttura seria per mirare a traguardi più importanti, e credo che Torre del Grifo debba rimanere la casa del Catania. Poi sul futuro della proprietà di Torre del Grifo questo è da verificare, perché lì ne passa di acqua sotto i ponti. Sui playoff torniamo a parlare tra poco, intanto terzo ed ultimo break con Mancini che parla delle dimissioni di Pellegrino, respinte, conferma come il collega, giusto che sia. Il collega Angelo Scaltriti, non avevamo dubbi, e conferma anche lo staff. Sentiamo questo ultimo contributo. Sulle dimissioni di Pellegrino? Guardate, io adesso parlerò con, già ho parlato ieri con il direttore, faremo poi una comunicazione congiunta, penso, che sono state respinte. Io gliel'ho detto ieri, sarò ufficiale anche quando, dopo la firma, giustamente, per essere regolare, ma posso tranquillo anticiparlo, che già gliel'ho detto ieri, che lui deve andare avanti con questo progetto, il progetto è suo, lo sta portando a termine lui, lo deve portare a termine, perché questa stagione merita successo, che si meritano tutti i ragazzi, loro che hanno lavorato, lo staff tecnico che ha lavorato, tutti gli uffici di Torre del Grifo, ho conosciuto tutti, tutti abbiamo gli stessi intenti, mi sembra tutta gente molto collaborativa. Quindi bisogna avere un po' più di fiducia. Questa sarà una società che comunicherà molto. Io ho parlato con Angelo Scaltriti e saremo noi a comunicare tutti i giorni, non vi preoccupate, e comunicheremo tutto quello che accadrà a Torre del Grifo. Quindi quello che vi chiedo è di starci vicino, perché l'impegno è tanto. Io sono professionista e stanno lavorando da un mese e mezzo su questa cosa, gli stessi curatori stanno facendo un lavoro eccezionale col tribunale, anche oggi il notaio stesso con massima disponibilità si è messo lì e abbiamo rifatto ovviamente l'atto da tutto, perché andava aggiunto, tolto, messo cose in base alle indicazioni che abbiamo avuto dagli uffici competenti federali. Quindi adesso quello che vi chiedo è massima collaborazione, forza Catania. Le chiedo di Perinetti, che siete dati sicuramente un mese. Con Giorgio, giustamente, da professionista serio che è, Giorgio non è in questo momento non dobbiamo interferire con la serenità della squadra. Questo è un progetto tecnico che ha iniziato un'altra proprietà, un'altra struttura, quindi adesso intervenire è anche da maleducati farlo, e quindi lui è una persona seria, che cos'è, ha detto lasciamo lavorare, ha parlato lui con Pellegrino, gli ha detto vai avanti, il progetto che gli ho presentato io gli è entusiasta del progetto, lo stesso Pellegrino, che lo dirà poi lui, penso, è entusiasta, quindi alla fine adesso chiudiamo questa stagione, speriamo di farlo più in alto possibile, perché se lo meritano, e poi ci mettiamo seduti e decidiamo il prossimo anno. Quindi nessun intoppo di natura economica? No, assolutamente no. Io già stavo tutto depositato. Quindi. Il Giorgio cui faceva riferimento Benedetto Mancini è Giorgio Perinetti, evidentemente. Allora, in chiusura, diciamo, questo era il terzo ed ultimo contributo. Allora, una cosa che mi sento di dire a Mancini, se mi ascolta, è che fra le tante cose incerte che ci stanno nella vicenda, una cosa certa su cui lui può contare è l'apporto dei tifosi, ma perché è dimostrato, perché forse è l'unica tifoseria in Italia che ha messo mani al proprio portafoglio per mandare la squadra in trasferta, quando è stato chiesto dalla vecchia gestione di mettere dei soldi a Terni, esatto, per i playoff, esatto, quando hanno chiesto ai tifosi di mettere un contributo per l'iscrizione al campionato, subito pronti, allo stadio la dimostrazione l'hanno sempre data, ma anche le altre tifoserie riconoscono ai tifosi di Catania questa, diciamo, questa presenza e questo attaccamento. Quindi proprio questo è un dato su cui lui, un punto su cui può contare, un punto fermo. Tutto il resto lo deve gestire e lo deve recuperare, perché c'è una situazione che ovviamente sotto gli occhi di tutti è un po' fra virgolette pesante, cioè difficile digerire così tanti anni in Lega Pro, una città come Catania con la passione che ha, quindi e col fiato sospeso, esatto, di poter morire da un momento all'altro, esatto, perché questa qualche settimana fa, esatto, e questa situazione, questa paura ancora con l'avvento di Mancini c'è, perché le perplessità, è inutile qui nascondersi dietro un dito, ci stanno, non da parte del sottoscritto, ma un po' tutti hanno fatto la domanda di come pensava di poter trovare risorse, perché ci vogliono delle risorse importanti per gestire questa situazione, per riportare il Catania dove merita.
Su questo lui, secondo me, non ha dato delle risposte, non è tenuto, non è tenuto. Speriamo che le dia concretamente, il mio augurio, non è solamente una frase di circostanza, perché da tifoso, non avendo avuto altro intorno economico, sociale che ha aiutato questa squadra, l'unico a cui ci possiamo veramente aggrappare è il signor Mancini. Quindi speriamo che, Che ha dia. detto due cose importanti quando è arrivato: nessuno ha fatto qualcosa per questa squadra in quest'ultimo periodo, economicamente parlando, parte esigi, eccetera, eccetera. Ma quella era una storia già chiusa, quindi si parlava di soggetti, di altri soggetti. Passaggio altro, secondo me molto importante: non sono a Catania per fare beneficenza, e questa è una garanzia per tutto l'ambiente. Sì, ritengo che su questo lui già abbia, anche perché, come parlavamo qualche minuto fa, la gestazione di questa sua, di questo suo acquisto è stata abbastanza travagliata, per usare un termine medico, Certo. ok? E quindi, secondo me, in quel periodo c'è stato anche l'acquisizione di delle certezze, di certezza da parte sua. Perché io l'ho visto inizialmente un po' titubante sul suo intervenire, sull'acquisto, la stessa trattativa che si è innescata con il tribunale, perché non, la riduzione di quello che è stato il corrispettivo dell'acquisto, sì, è importante, parliamo di soldi, però da un soggetto da cui si aspetta un investimento di qualche milione di euro, di milioni di euro, le centinaia di migliaia di euro, insomma, non sono quelli che fanno testo. Quindi questa fase iniziale ha lasciato delle perplessità, probabilmente perché a questo punto, visto e considerato che l'operazione è andata a buon fine, sembrerebbe così, probabilmente perché lui ha trovato, e questa è la mia opinione, un qualche spalla su cui poggiarsi, qualche certezza per il futuro, Certo. qualcosa che gli dà la possibilità di continuare, perché buttare 500.000 euro per poi non fare nulla è da folli, cioè non Quindi ritengo lui. che sia una, que la garanzia sia proprio questa, avere messo dei soldi, un imprenditore ha messo dei soldi, deve avere già un orizzonte temporale ben Nonostante il prestabilito. periodo di incertezza, eccetera, Ma eccetera. deve averle queste, perché se fra 2 o 3 mesi non ha la forza economica di fare la squadra o di gestire quello che sarà il nuovo torneo, lui ha preso 500.000 euro e E li ha forse qualcosa in buttati, più. E forse qualcosa in più, e si ritorna alla vecchia situazione di prima. questa è, diciamo, la prospettiva, diciamo, Quindi estrema. questo ci deve lasciare un po' di, diciamo, no un po', ci deve lasciare ottimisti su quello che è la visione del futuro del Catania. Perché ricordiamoci, fino a qualche settimana fa, inizi gennaio, eravamo falliti. Assolutamente sì, La ricordiamolo. radiazione era dietro l'angolo. Il fatto che completiamo il torneo, probabilmente faremo i playoff, speriamo. Questa è una gran cosa, è un Quindi successo. qualcosa sta cambiando. Esatto. Ecco, guardiamola così. Allora, andiamo a vedere il servizio della nostra redazione a proposito di playoff. Poi salutiamo Mario Finocchiaro, che è stato con noi per analizzare un po' questi primi passi dell'imprenditore romano Benedetto Mancini. Al Catania sognare non costa nulla. Con la vittoria contro l'Avellino per i rossazzurri si apre la porta dei playoff, obiettivo impensabile fino a qualche settimana fa. I 10 punti conquistati nelle ultime 5 gare permettono al Catania di allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica e, con la salvezza ormai in tasca, di essere a un passo dai playoff che adesso sono a portata di mano. Baldini e i suoi non guardano la classifica, ma vogliono concludere al meglio questa stagione, proiettati già verso un nuovo obiettivo che darebbe una svolta importante a un campionato turbolento. Attualmente, infatti, il Catania occupa l'undicesima posizione a 43 punti, sarebbero 47 sul campo, a solo un punto di distacco dal decimo posto occupato da Monterosi e Latina. Ma i rossazzurri, rispetto alle dirette concorrenti, hanno una partita in meno, proprio quella contro il Taranto, slittata al 13 aprile.
Un mese, il prossimo, impegnativo, ma con avversari alla portata. Baldini e i suoi giocheranno infatti le ultime 5 gare nell'arco di appena 20 giorni, ma potranno sfruttare il fattore Massimino, che li vedrà in casa ben 3 volte, contro Latina il 10, proprio il Taranto solo 3 giorni dopo, e per il derby contro il Messina, che chiuderà il 24 aprile il campionato. Un mese di aprile caldo, che inizierà con la trasferta di Potenza proprio giorno 3 e che il 16 li vedrà in campo al Barbera per l'attesissimo derby di Sicilia. Dopo una stagione complicata e difficile, il piazzamento nei playoff sicuramente sarebbe il giusto riconoscimento, visti i risultati, l'impegno e il lavoro operato dal gruppo squadra nonostante l'extracampo che ha caratterizzato l'intera stagione. Nulla da perdere, ma tutto da guadagnare dunque per il Catania, pronto a far bene e a onorare la maglia fino alla fine. Insomma, il fatto che si cominci già a parlare del derby di Palermo è importante, no? Anche in chiave playoff, perché comunque il calcio è questo. Mario, chi sarà l'uomo decisivo nei playoff se il Catania dovesse arrivare ai playoff? Escluso Luca Moro, che chiaramente non ha bisogno, ecco, di previsioni, perché comunque è un giocatore fortissimo. Ma in questo momento molti giocatori hanno uno stato di forma importante, Greco, Moro, lo stesso Sipos, che è stato tanto buttato giù quando ha subito l'espulsione. Avellino ha fatto il gol, l'ha tirato fuori dal cilindro. E poi devo dire anche il centrocampo, in difesa il nuovo arrivato Lorenzini ha dato un grosso apporto. Secondo me il Catania può contare in questo momento su tanti giocatori che sono Diciamo sul gruppo, sulla squadra. Sul gruppo che Baldini è riuscito a gestire in maniera egregia. E ritengo, al contrario della situazione che c'è a Palermo, dove c'erano delle aspettative, da un gruppo che non sapeva se dall'oggi al domani facevano le valigie e andavano via, e non sapevano neanche se avessero giocato in altre squadre, quindi sosta per tutto il campionato, stipendi non pagati, incertezza totale. Incertezza totale, ci si trova in questa situazione, una nuova proprietà con i playoff che speriamo, tocchiamo ferro, ci siano. Credo che le ali dell'entusiasmo siano fondamentali. Bene, grazie. Quello è il nostro grazie, giocatore Mario. Migliore, grazie. L'entusiasmo. Grazie Mario Finocchiaro, il nostro opinionista, ti ringraziamo, in bocca al lupo per il campionato. Creti. Tu sei anche appunto a capo dei commercialisti, ovviamente. Sì, sì, gestisco sempre la squadra dei commercialisti, la squadra di calcio. Torneo delle professioni. Torneo delle professioni, abbiamo anche gli impegni sul torneo nazionale dei commercialisti. Dove ne torneremo a parlare a sala stampa. Esatto. È una speriamo promessa. Assolutamente. Soprattutto dopo la vittoria della squadra allenata da mister Ignazio Fonso. Ecco, quella è una cosa importante. Sì. Grazie Mario Finocchiaro. Adesso andiamo con Anna Pia Panassidi e Nicoletta Michalizzi in casa della Ionica Gym, perché non parliamo solo di calcio all'interno di Sala Stampa, società di punta del territorio siciliano per la ginnastica artistica che è approdata nel campionato di A1, ma non mancano le difficoltà, guarda caso un po' strutturali, ma anche per le attrezzature. Un sogno, quello della Serie A1 di ginnastica artistica, che per la Ionica Gym è diventato realtà. Dopo le prime 2 tappe del campionato, quelle di Ancona e di Torino, le aspettative per la squadra sono state di gran lunga superate e adesso ci si prepara per la terza tappa, quella di Napoli. Qual
quali sono state le prime sensazioni arrivate in campo gara approdando in Serie A1 per la prima volta? Le emozioni ovviamente sono tante, anche come sensazioni sono molteplici, però sono davvero belle, uniche e particolari rispetto a qualsiasi altra emozione che tu provi sia nella vita quotidiana che in generale. Magari all'inizio a volte sì, hai l'ansia, quel timore, però una volta proprio dentro, quando entri e ti chiamano, è davvero particolare e stupendo, perché devi rimanere sì concentrata, ma quello che provi là dentro rimane per te e rimane per sempre. Magari quando la gara va bene hai sempre quell'emozione di voler ritornare lì, ma anche quando va male hai sempre quella sensazione di rientrare per far meglio di quello che hai fatto, perché è unico davvero. Sì, è stato più emozionante del solito, perché comunque venivo da difficoltà tra Covid, infortuni, quindi l'emozione era più forte, perché era anche la prima gara dopo appunto questo stop, diciamo. Però c'era anche molta più voglia di fare bene e dare un contributo finalmente ai quattro attrezzi anche alle mie compagne, quindi avevo molta più grinta, più voglia. Sicuramente ero in ansia, moltissima in ansia, però comunque la sensazione è bellissima, soprattutto perché appunto i campi di gara sono grandi, quindi magari ti senti disperso, però poi ovviamente è un momento, cioè appena entri lì praticamente ti dimentichi tutto, o comunque ti dimentichi dell'atmosfera che c'è, che magari può mettere pressione, e quindi io cerco di rimanere sempre più concentrato possibile per fare del mio meglio e fare vedere a tutti quello che riesco a fare e che posso fare. Siamo emozionatissime, no, per questo campionato tutte, ma siamo anche molto felici perché stiamo superando le aspettative, nel senso che ora come ora devo dire che ci stiamo comportando molto bene, ma principalmente perché stiamo lavorando bene. Siamo un gruppo molto unito e questo si sente oltre a cioè quello che vedete voi in gara, cioè l'unione che abbiamo noi in gara effettivamente la costruiamo qua in palestra ogni giorno, siamo come sorelle, quindi poi scendere e lottare tutte insieme in campo gara è qualcosa di magico, va. Per te che sei una veterana nel campo della ginnastica, anche alla Ionico ovviamente, quali sono state le tue sensazioni scendendo in campo per la prima tappa di Serie A? Nonostante abbia 22 anni mi emoziono ancora come se ne avessi 17, non lo so, cioè l'emozione è sempre la stessa, però magari la gestisco un po' meglio sicuramente, grazie alla consapevolezza e poi veramente finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo che parte veramente da tanto, cioè da tanto tempo, l'abbiamo costruito da quando era una cosa minuscola, e ora finalmente siamo riusciti a entrare in Serie 1. Adesso ci tocca stare e raggiungere appunto l'obiettivo della Final Six, che non è scontato, però è anche possibile, quindi speriamo bene. Intanto ovviamente classificarci per la Final Six, poi magari in futuro fare parte delle ginnaste di interesse nazionale. L'anno scorso intanto l'obiettivo iniziale appunto era salire in A1 e poi il mantenimento, ma comunque ci siamo resi conto che possiamo farcela perché abbiamo dei valori importanti, siamo delle ginnaste abbastanza qualificate di un certo livello, quindi esprimendo quello che sappiamo fare meglio col duro lavoro fatto in palestra riusciamo a magari ottenere un obiettivo più alto di quello che speriamo. Il debutto in Serie A1 è stato ancora più speciale per la ginnasta più giovane della squadra catanese, l'undicenne azzurra Nicosia, che si contraddistingue, oltre che per il talento, anche per la sua determinazione. Allora, si prova tantissima emozione, è bellissimo perché non lo puoi descrivere tutta l'emozione che hai mentre sei lì dentro il campo gara. Comunque è stato emozionantissimo. Ecco, ma tu piccolina come sei, non ti sei sentita minuscola rispetto anche alle grandi della ginnastica che hanno fatto un po' la storia, che magari fino a qualche anno fa potevano essere i tuoi idoli? Sì, un pochettino, sì, un po' di... Ah, mi sentivo molto piccolina, però intanto ci provi e ci metti la voglia che vuoi fare. Ecco, qual è il tuo obiettivo? Fare come le mie grandi, di arrivare come stanno facendo loro, inseguire i loro passi.
Ma per la Ionica Gym non mancano di certo le problematiche, soprattutto quelle legate alla struttura, che più volte nel corso degli anni ha dovuto far fronte a diverse alluvioni, e anche alla mancanza di attrezzi che possono adempiere in maniera corretta il lavoro delle ginnaste. Difficoltà ne abbiamo incontrate. Novembre scorso è stato il clou. Qua c'è stata una inondazione, a seguito di quel ciclone, di quell'uragano, la palestra si è riempita con 50 cm di acqua che non andavano via perché sotto c'è una falda acquifera. Quindi abbiamo dovuto aspettare una ventina di giorni perché questa falda andasse giù, e poi abbiamo tirato acqua con secchi qua, tutti i genitori ci hanno aiutato, più di 30 persone all'opera per una ventina di giorni, e siamo riusciti a svuotarla e a riprendere il lavoro. Però le attrezzature hanno subito danni, materassoni che abbiamo perso, diciamo che siamo stati fortunati con la pedana del corpo libero, perché sotto aveva un'impalcatura di legno che ha fatto da zattera, se no avremmo perso un'attrezzatura tra l'altro molto costosa, quindi rimettersi in piedi dopo quel periodo è stata particolarmente dura. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo ultimato i campionati italiani individuali e siamo entrati nella preparazione del campionato di Serie A1, che è bella tosta. Le ragazze mi conoscono e abbracciano la mia filosofia. Io non voglio che loro pensino che perché sono a Catania, in Sicilia, in una realtà che ha una potenzialità infinita, e ricordiamo che ci sono ginnaste catanesi come la Ferlito che hanno dimostrato di essere delle bombe, e come altre ancora, e qua dentro ce ne sono anche, ma in tutta la Sicilia ci sono talenti, grandi talenti, non devono pensare che devono andare fuori per farcela, devono pensare che devono procurarsi, costruire quello che manca per cercare di arrivare ad avere tutta l'esperienza, sicuramente le competenze, le strutture che hanno su, per poter portare i loro sogni avanti a casa loro. E come, le chiedo, i catanesi potrebbero contribuire al mantenimento della categoria di questa società? Allora, noi abbiamo ginnaste di valore, catanesi, Caterina Vitale la prima, il nostro capitano, poi abbiamo con noi Sharon Anfuso, che è del Messinese ma da tanti anni a Catania, Giulia Cavallaro, che si è espressa come allieva ad alti livelli e che adesso sta ricercando, dopo qualche problema col Covid eccetera, di ritornare in grande forma. Necessitiamo di incrementare in attrezzature, perché la ginnastica è proprio in segue, diciamo, varia sempre con le attrezzature sempre nuove, sempre innovative, e adesso siamo alla ricerca di fondi, proprio di una raccolta fondi, per cercare di acquistare l'ultima generazione della pedana, della tavola del volteggio e della trave. Queste sono le richieste delle ragazze, per cercare di fare ancora meglio la terza prova. Diciamo che siamo in movimento per riuscire ad accontentare e a spingerle nel loro repertorio. Complimenti dunque alla Ionica Gym, e saremo sempre qui pronti ad ascoltarvi per lanciare i vostri appelli anche all'istituzione, a chi parla spesso di sport senza averne contezza per quel che riguarda le difficoltà, che sono tante quando ci sono sport che non sono troppo popolari. E per questo sia Sala Stampa che la nostra redazione di Sicrepes siamo a disposizione del territorio. Ben trovato a Daniele Inzabella, che torna invece a Sala Stampa, sorridente perché ha vinto la sua terza Coppa Italia nel giro di pochi mesi, come Circolo Canoa Catania, lo ricordiamo, maschile, femminile e adesso anche giovanile. Insomma, lui è anche responsabile federale per la Canoa Polo, lo ricordiamo, Daniele Inzabella. Grazie, volevi aggiungere, Umberto, qualcosa? Ciao a tutti. Hai visto questo filmato, volevi aggiungere qualcosa? Sì, ti dicevo prima che veramente a Catania ci sono delle realtà che a volte non vengono valorizzate, e che tu giustamente gli dai il giusto valore, perché quando una società come la Ionia Gym riesce ad emergere ad arrivare in A1 nella ginnastica artistica,
veramente c'è da fare chapeau all'allenatrice, ai dirigenti, a tutta e ai genitori staff, che si sono anche autotassati non solo per le trasferte ma soprattutto anche per migliorare la palestra. Noi a volte a Catania abbiamo nello sport un alto livello che molti non lo consideriamo e invece sarebbe veramente da attenzionare e da fare veramente ogni giorno i complimenti a tutto quello che fanno per questo sport, per far emergere i ragazzini, ragazzine, i catanesi, i siciliani in degli sport come ad esempio la ginnastica artistica, come tanti altri sport che a volte non si riesce a sapere determinate problematiche e situazioni, diciamo, di risultati che veramente verrebbero da essere premiati a tutti i livelli. Infatti è proprio così e anche voi non siete da meno perché avete vinto come Circolo Canoa Catania qualcosa come 141 titoli, lo ripeto, magari forse lo metteremo anche in grafica, 141 titoli nella vostra breve storia. Daniele, è un orgoglio, prima di vedere il servizio sulla recente conquista della Coppa Italia, un movimento sempre comunque che non si ferma mai, nel senso che siete innovativi, guardate i giovani, guardate oltre, siete lungimiranti, organizzate gare, non mancate a nessuna gara anche se si dovesse disputare in Finlandia, insomma ci siete sempre. Come anche se ci sono le trombe d'aria, no? Come ecco, si suol dire. Ecco. A proposito. L'anno scorso agli europei a Catania. Sì, devo dire che questa è una nostra passione, io a volte ne parlo con il nostro direttore sportivo, con Fabrizio Messina, che lui tiene i conti dei risultati che facciamo e mi dice siamo a 137, siamo a 139, siamo a 149, e dice ma se li stai contando veramente 141 titoli italiani. Ah, bene, allora abbiamo iniziato adesso, diciamo, a fare attività perché la nostra passione ci porta sempre ad andare avanti, a vedere oltre, come hai detto tu, forse saremo un po' più innovativi. Metteremo degli impegni veramente notevoli con i nostri tecnici, voglio ricordare Sandra Catania, Salvo Messina, Daniele Romano, Luca Angemi, in tutti i settori che svolgiamo, no? Dalla canoa a polo alla velocità, al dragon boat. E la canoa olimpica? Alla velocità olimpica, di cui si sta parlando tanto. Dove in questi anni stiamo facendo un lavoro enorme al fiume San Leonardo con i nostri piccoli atleti che sono partiti da 10 anni, adesso già 14 anni, proprio Armando Angemi, uno dei nostri fiori all'occhiello della canoa velocità, a San Giorgio di Nacaro in Friuli, ha vinto il titolo italiano cadetti nella maratona, è un titolo strabiliante per noi perché ha messo sotto più di 70 ragazzini migliori di tutta l'Italia in quella gara ed ha vinto, è arrivato primo dopo 5 km di gara. Pertanto come lui abbiamo anche altri ragazzini e ragazzine che vediamo stanno cercando di portare avanti. Ecco, allora a proposito di ragazzini, fiore all'occhello, il grande vivaio del Circolo Canoa Catania, andiamo a vedere il commento di Umberto Pioletti sulla vittoria della Coppa Italia appunto nell'Under 20. 21. 21, Under 21, come nel calcio, Under 21. Il Circolo Canoa Catania esulta per la terza volta, anche la Coppa Italia Under 21 di Canoa Polo e Rossa Azzurra. A Bacoli, in Campania, lo Yomar Club Catania del presidente Daniele Insabella conquista il gradino più alto del podio. Dopo i trionfi al laghetto dell'Euro della polisportiva canottieri Catania Ortea Palace nel senior maschile e della polisportiva canottieri Catania nel senior femminile, anche i giovani polisti dello Yomar portano a casa la Coppa Italia, primo trofeo nazionale del 2022. La squadra catanese, guidata da coach Alessandra Catania, domina alla grande la kermesse tricolore, chiudendo senza mai subire una sconfitta. La finale regala emozioni a Iosa, lo Yomar batte per 5-3 i padroni di casa del Canoa Club Napoli. Yomar in vantaggio con Simone Guttà, quindi arriva il raddoppio siglato da Tommaso Lampò. Il Napoli non molla, accorcia le distanze con Di Meo. Nel secondo tempo i catanesi prendono il largo, splendido gol di Paolo Messina, quindi prodezza di Francesco Barbagallo e un gran gol di Tommaso Lampò consegnano la coppa allo Yomar Club Catania. Per lo Yomar Club Catania in campo Francesco Barbagallo, Pietro Juvara, Paolo Messina, Simone Guttà, Edoardo Scuderi, Alberto Andrea Pollisi, Tommaso Lampò e Mirko Bella allenati da Alessandra Catania. Quarta classificata la Canoa Polo Ortigia che nella finalina per il terzo posto è stata superata dalla Canottieri Chinusa con il finale di 6-4.
Davvero complimenti Daniele Insabella, a tutto il movimento della Canoa Polo Catanese, al Circolo Canoa Catania e tutte le altre società che vi gravitano, perché sono tante. Abbiamo visto queste immagini, adesso magari le rivedremo. Ecco, voi siete un modello da seguire, non soltanto per le vittorie, ma per l'educazione in campo, diciamo in acqua e fuori dall'acqua, perché voi ci tenete tanto con i vostri allievi. Sì, diciamo che noi lavoriamo tantissimo con i giovanissimi, con i giovani, e poi cerchiamo di traghettare queste loro esperienze che seguite da noi fino ad arrivare nell'agonismo e poi al vertice, all'alto vertice. Ricordiamo che noi abbiamo la squadra campionessa d'Italia femminile per 12 anni consecutivi, hanno vinto lo scudetto. La squadra maschile è, diciamo, sistematicamente arriva in finale per i playoff scudetto del campionato di Serie A. Pertanto questi ragazzi cerchiamo di seguirli e di dargli non solo un insegnamento agonistico sportivo, ma anche a livello di vita, di sociale, di rispetto delle regole, di moralità, che secondo noi sono la base principale per poter costruire innanzitutto degli uomini veri e poi anche dei veri campioni che in futuro magari potranno darci delle belle soddisfazioni, come finora, diciamo, sta succedendo proprio in questi anni con loro. E sono tanti giovani che si avvicinano, lo ricordiamo, al vostro circolo. Voi siete al porto di Catania, lo ricordiamo, perché sì, chi volesse avere delle indicazioni in tal senso. L'età migliore, te l'ho già detto mille volte, lo ripetiamo, qual è l'età migliore per avvicinare i ragazzini alla Canoa Polo? Dagli 8-9 anni per noi è l'età ideale per poterli costruire, poterli, diciamo, portare avanti con un nostro insegnamento, con delle nostre dritte, per poterli fare crescere, come dicevo prima, sia nell'ambito sportivo che anche nell'ambito educativo e morale. Figurati che noi molte volte i nostri allenatori aiutano loro e le loro famiglie magari a cercare di farli andare bene a scuola. Questa è la nostra prerogativa, ad esempio. Certo. Chi non va bene a scuola può anche fermarsi, staccare, perché deve cominciare a concentrarsi sulle cose importanti della vita, la scuola. Nello stesso tempo, chi va bene a scuola, questa è una nostra statistica, che da 30 anni gestiamo ragazzi, chi va bene a scuola sicuramente va bene anche nello sport, si impegna anche nello sport. Chi non è mai andato bene a scuola sicuramente nello sport non emergerà. Questa è una nostra statistica e la possiamo sempre attenzionare nei confronti dei genitori, e noi siamo i primi a cercare di dare una spinta, un aiuto alle famiglie, alle società, ai ragazzi stessi, per cercare di farli emergere sia nell'ambito sociale, in questo caso la scuola, e nello stesso tempo poi trarre le conseguenze anche nell'ambito sportivo di una crescita sana e di alto livello. E questo vi fa sicuramente onore sul territorio, e non soltanto, perché appunto siete il riferimento a livello nazionale, potremmo dire anche in parte europeo, perché nessuna città, nessuna società ha vinto tanti titoli come il Circolo Canoa Catania, e quindi è veramente un onore avere in città, a Catania e in Sicilia, una società come la vostra. I prossimi appuntamenti, Daniele, a proposito del fatto che tu sei anche responsabile federale della Canoa Polo? Sì, i prossimi appuntamenti, l'inizio della stagione agonistica del nostro settore, con l'arrivo del bel tempo, non solo della Canoa Polo, ma anche, come dicevi prima, della Canoa Olimpica e del Dragon Boat, delle discipline su cui noi puntiamo. La Canoa Polo inizierà il vero campionato di Serie A il 9 e il 10 di aprile, il prossimo mese, appunto a Bacoli, vicino a Napoli, avrà diciamo le nostre squadre di punta, la Polisportiva Nottieri Catania maschile e lo Yomar Club Catania maschile ai nastri di partenza. Ci sarà anche la Polisportiva Nautica Catania, un'altra squadra catanese che si allena
al Porticciolo di Ognina, anche loro fanno parte appunto della Serie A di questo campionato, ben 3 squadre catanesi su 12 e cerchiamo di difendere i colori rossazzurri a 360 gradi. Inizierà appunto il 9 e il 10 aprile, avrà un suo epilogo questo campionato il 7 e 8 agosto all'Idroscalo di Milano con i playoff, scudetto che speriamo le nostre squadre possano difendere quello che finora hanno conquistato fino a pochi mesi fa. Dunque in bocca al lupo, intanto mentre scorrono queste splendide immagini dell'ultima conquista in casa, appunto Circolo Canoa Catania, ti chiedo, siete anche ancora, diciamo, i brutti anatroccoli in questa città, nel senso mediaticamente, come importanza, vi hanno chiamato, vi hanno consegnato elefantini, coppe, medaglie o quant'altro a nome della città di Catania, o siete sempre brutti anatroccoli? Lo dico perché abbiamo vissuto insieme in qualche modo il campionato a ottobre, era ottobre mi pare. Sì, i primi di ottobre abbiamo svolto i campionati europei per nazioni, appunto questo volevo sottolineare, le nostre squadre sono quasi tutte quelle più importanti del nostro circolo maschile e femminile, Under 21, lo zoccolo duro delle squadre nazionali proprio della nostra federazione, perché sia a livello maschile che a livello femminile è anni che Under 21 le squadre nazionali. Ma non hai risposto alla mia domanda. Sì, no, volevo fare questa premessa, poi sai, su questo noi siamo molto concentrati sul lavoro dei nostri ragazzi, sulle nostre società, su cercare di arrivare all'obiettivo ogni mese, ogni giorno. E poi che ti posso dire se siamo i brutti anatroccoli o meno? No, magari sì, magari da parte del palazzo nei vostri magari riguardi. Lo sport a Catania, in Sicilia, in questi anni ha poca attenzione, devo dire, magari può anche essere questo, ci sono magari dei settori più attenzionati, ma non vedo quali possano essere i settori che emergano nella vita sociale dei nostri comuni, delle nostre amministrazioni che portano avanti determinate situazioni. Noi quando ci sono testate come quella tua che ci, diciamo, in qualche modo ci raccontano le gesta dei nostri ragazzi, noi siamo sempre soddisfatti a poter raccontarle ed essere presenti sul posto appunto per far capire quello che quando andiamo fuori dalla Sicilia. Ieri mi diceva Fabrizio Messina che a Napoli gli chiedevano appunto dopo l'ennesima vittoria nostra, dice: ma questi ragazzi quanti anni hanno? Cioè, ma quanto dureranno ancora come Under 21? Ma quando passano di categoria? Abbiamo vinto i titoli Italia, questi titoli Under 21 con 2 diciassettenni, 2 sedicenni e 2 diciottenni. Diciamo, guarda, ancora sono ragazzini, questi ancora un ventunenne passerà l'anno prossimo, ma lo zoccolo duro fa parte, cioè ci sono ancora giovani che andranno avanti per parecchi anni. E giustamente per noi è un orgoglio portare avanti questi ragazzini al di fuori dell'Italia. Poi a volte le amministrazioni ci vedono, magari ci considerano o meno, questo devo dire che a volte magari non ci facciamo caso, però non vediamo nessuno ci faccia dei complimenti per quello che abbiamo conquistato. Noi conosciamo la vicenda, evidentemente, che voi stessi avete anche in qualche modo reso ufficiale. Però per chi non lo sapesse, io mi riferivo al fatto che a ottobre, alla fine di quel campionato, nonostante l'alluvione, la bufera, il temporale, sì, tutto scoperchiato, alla fine siete riusciti a portare a termine un campionato importante europeo al Porto di Catania, ma al momento della premiazione, era domenica se non sbaglio, non era presente nessun rappresentante dell'istituzione di Catania o delle istituzioni. Esatto, sì. Non è per fare necessariamente polemica, ma io parlavo della considerazione, no? Perché poi quando si vince è facile salire sul carro. Insomma, voi peraltro dico, siete lì, avete fatto un'incetta di successi, no? Quindi il successo è stato anche quello di aver organizzato, nonostante tutto quello che è avvenuto, il campionato, invece di dire ok signori, l'abbiamo trasmesso, vi siete rimboccati le maniche in quella settimana di tragenda e siete riusciti a portarla a termine. E a fine settimana
rappresentante istituzionale era presente. E per me è un'offesa da cittadino catanese che paga le tasse, punto. Che sia esso la canoa polo, se fosse stato un altro sport, la pallanuoto, oppure il beach o altro, non ha importanza. Una presenza della città doveva essere garantita. Questo purtroppo è un malcostume che ormai dura da anni, non solo nell'ultimo periodo, ormai da anni. Lo sport è, diciamo, gli atleti che emergono e che portano veramente la bandiera dei nostri colori a livello nazionale ed internazionale. Ed internazionale. La nostra Lucy Culotta è andata a prendere le immagini. Non considerano dell'evento tutto ciò. Dell'ottobre scorso. Guardate un po' quanti atleti internazionali di tutta Europa, altro che Europa Unita, eccola qua. Quante erano le nazioni partecipanti? Erano ben 18, con ben 47 squadre nazionali partecipanti nelle diverse categorie, maschile e femminile. Un totale 21. Di? E oltre 500 atleti, 500, più nelle varie categorie. Accompagnatori, poi tutto, cioè. Purtroppo abbiamo avuto il Covid, eravamo a porte chiuse, però con tutte le porte chiuse abbiamo avuto un'affluenza di gente che veniva anche dall'estero per guardare le partite delle nostre squadre nazionali e dei nostri, soprattutto devo dire, voglio confermare le nazionali dei catanesi, cioè i catanesi veramente portavano avanti le gesta delle nostre squadre nazionali, che hanno preso ben 3 medaglie di bronzo, maschile e femminile, e under 21 femminile, che è allenata da una catanese, Alessandra Catania. Alessandra, che salutiamo sempre. Sì. Grazie Daniele, vi aspettiamo presto e in bocca al lupo. Grazie a tutti, a te Umberto. Grazie. E a tutta la tua redazione. Allora, siamo davvero in chiusura, ma abbiamo da proporvi ancora delle immagini che riguardano l'automobilismo. Se la regia è pronta possiamo vederle, immagini che sono state realizzate da Video Sport AM, e dunque si riferiscono in particolare alla gara molto sentita, la Valdana Po Sortino, edizione 2022. Luigi Fazzino alla guida dell'Osella PA20 Peugeot Turbo ha dominato la gara, appunto, che si è svolta sui tornanti fra Valdanapo e Sortino. E, come sempre, organizzata in maniera impeccabile questa gara dall'Automobile Club Siracusa e da Promotor Sport Siracusa, che ha trovato il consueto pieno supporto delle amministrazioni comunali di Sortino e Melilli. Competizione valida come prima prova del trofeo italiano velocità montagna sud e del campionato siciliano per vetture moderne e storiche, oltre che round inaugurale del neonato campionato interregionale bicilindriche salita slalom. È stata molto selettiva a rendere tutto più incerto il tempo altalenante che ha caratterizzato per l'intero weekend, appunto, la prestazione dei vari piloti. La sfida annunciata tra Fazzino e il catanese Luca Caruso, entrambi su vetture di gruppo E2SC, è venuta a mancare quando per quest'ultimo su norma M20FC Honda tutto si è compromesso nel corso della gara per un'uscita di strada. Fazzino così ha potuto completare in solitaria la sua progressione verso il successo senza mai abbassare la guardia, facendo marcare due tempi praticamente identici, tranne che per un solo centesimo di miglioramento nella seconda, 3.14.29 con 3.14.28. Il 22enne di Melilli, al suo secondo successo consecutivo, ha anche vinto il trofeo Pippo Laganà, indetto in memoria del commissario di percorso siracusano. Secondo il ragusano di vittoria Agostino Bonforte su Osella PA21 e terzo il maltese Darren Camilleri su formula Tatus Honda, che ha primeggiato fra le monoposto del gruppo E2SS. E con queste spettacolari immagini chiudiamo questo appuntamento con Sala Stampa Weekend su Tele One. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana. Se la signora delle telecamere, Lucy Culotta, è pronta, possiamo andare in sigla. Sala Stampa è realizzata in collaborazione con Siciliana Maceri e Servizi SRL.